Sì. Allora, buongiorno a tutti, stiamo per cominciare l'incontro dedicato a un'operazione molto particolare che tra l'altro vede per la terza volta, se non ricordo male, la partecipazione a Lucca Comics and Games della Fondazione Palazzo Strozzi con il suo direttore James Bredman che è al mio fianco. In questo caso coadiuvato anche da Vanni Di Filippo, che dopo vedremo esattamente per chi non lo sapesse chi è, e da Keiko Ichiguchi, che in questo momento sta schizzando infatti qualche disegnino lì sul foglio di carta. Il motivo per cui siamo qui è perché appunto proseguendo una tradizione che ormai sta diventando consolidata, il Palazzo Strozzi utilizza i fumetti come mezzo di comunicazione e anche di espressione relativo alle proprie attività. Quest'anno, appunto, in collaborazione con Vanni Di Filippo, stanno realizzando con i disegni di, appunto, di Keiko un fumetto che si ispira alla collezione Stilbert dell'omonimo museo sulle armature giapponesi medievali. E di questo appunto cominceremo a parlare un attimo, intanto con James che ci dà un po' il quadro generale della situazione, poi magari passiamo di volta in volta per focalizzare i vari aspetti. Quindi ti lascio subito la parola, così dacci un attimo il quadro della situazione. Grazie tantissimo, infatti è la terza volta che siamo qui e siamo molto felici e riconoscenti, perché è un quadro eccezionale ad essere qui a Comics. 3 anni fa, magari 5 anni fa, quando abbiamo cominciato, l'abbinamento museo fumetto era abbastanza eccezionale. Vediamo oggi che, grazie a tutto il lavoro di voi, tutti noi, tutti Lucca Comics, non è più talmente eccentrico. Dietro di voi c'è un concorso fumetto fatto dal Museo Ferragamo, questo è anche bravissimo, loro hanno fatto anche un appello a questo linguaggio, un linguaggio che parla piuttosto della maniera di prestare una narrativa nei nostri giorni. Io vado a fare una veloce spiegazione del Palazzo Strozzi, perché abbiamo noi abbracciato questo linguaggio mostrando alcuni esempi del passato. Prima di passare a una situazione adesso, un progetto molto eccezionale anche, che è la fusione di un altro già non riconosciuto, quale Filippo, un artista giapponese che vive a Bologna, Keiko, e il museo, non il Palazzo Strozzi infatti, il museo Stilbert. Io vado a spiegare perché questo fa parte di questo discorso dell'importanza del linguaggio del fumetto in mondo della cultura, ma scritto in museo, perché il museo è una cultura molto resistente. Sto cominciando un po' con Palazzo Strozzi, per voi che non conoscete, spero che voi conoscete tutto, è un monumento cinquecentesco e incerto di Firenze, che è stato negli ultimi anni un centro molto dinamico della cultura. Abbiamo un centro della cultura contemporanea, l'installazione dell'arte contemporanea. Adesso, se voi andate a Firenze, trovo sulla facciata attaccata un'opera d'arte di Takashi Kawamata. Facciamo le cose per far vivere questa città d'eccellenza, del patrimonio italiano, però in maniera contemporanea. Questo è grazie a un governance eccezionale. Siamo la prima fondazione pubblico-privato autonoma in Italia, e questo dà una certa libertà, una certa franchezza, una certa possibilità di sviluppare approcci nuovi. La missione era sempre di portare una qualità internazionale alla città, però in prima fila di aprire il palazzo alla città e di fare un punto di riferimento per le cittadini, allo stesso tempo di essere un laboratorio per sviluppare nuovi modi di espressione. Abbiamo un bar, abbiamo un bookshop con un spazio per i bambini, facciamo concerti, sfilati, installazione d'arte contemporanea, come ho detto, questa di Newman, in cui è fatto tutto di scotch. E anche le persone potevano entrare. So, facciamo le cose, giochiamo con il nostro patrimonio rinascimentale in una maniera molto contemporanea, io direi. Siamo aperti tutti i giorni, fino all'11 il giovedì, tutte le giovedì
un giovedì del mese facciamo un DJ set, abbiamo questo centro per la cultura contemporanea e trattiamo le tematiche contemporanee come democrazia, ecologia, la manipolazione di immagini, eccetera. Abbiamo anche una grande serie di mostre fatto anche in maniera contemporanea. Adesso, se voi andate a Firenze, è una mostra strepitosa sulle radici primitive, mistici e orientali dell'avanguardia russa. L'anno prossimo, Potomac Rosso, torniamo alla nostra radice rinascimentale, e Picasso in autunno. Abbiamo fatto fumetti dalle 2-8, adesso 5 anni abbiamo abbracciato il fumetto come modo di esprimere, di parlare con altri pubblici. Abbiamo fatto un fumetto con Giuseppe Palumbo, Eterna Artemisia, e abbiamo fatto magari affiancato la mostra delle sue tavole per questa. Abbiamo reso interattività, sono touchscreen dappertutto, è disponibile su come un'app, se voi avete un iPad o un iPhone. È Eterna Artemisia, è scaricabile. E questa abbiamo utilizzato anche, Giuseppe Colombo anche ha sviluppato con noi un videogioco interattivo per la mostra della bellezza 11, anche disponibile sull'internet. Abbiamo sviluppato altri fumetti con altri artisti, in questo caso per gli americani a Firenze abbiamo sviluppato un fumetto con Kevin Hausinger, che è direi il terzo più grande fumettista americano, per illustrare le teme della nostra mostra sugli giovani impressionisti americani che sono venuti a Firenze intorno alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Finalmente l'anno scorso abbiamo fatto un giornalino come un jumbo riscoperto dopo la soppressione di Mussolini. Famosamente Mussolini ha vietato tutti i fumetti americani nel 1936, lunghissima lista, fatto una lista di 80, ma come ovviamente Flash Gordon, come Mandrake, tutte queste classici degli anni 30, liste lunghe così, scritte sopra in matita, eccetto Topolino. Questo era Mussolini, ha vietato tutto, eccetto Topolino, ha vietato Jumbo, che avevo puntato anche sulla bilingualità, e abbiamo rifatto un Jumbo l'anno scorso. Sì, che quella Jumbo ha una importanza anche notevole, perché è stata la prima rivista fumetti a punta dell'avventura in Italia, quindi nel 1932. Per cui quello che hanno ripreso è stato, l'hanno fatto una sorta di finto numero, riprendendo il modo di disegnare, i temi, le cose con personaggi più attuali. Però ecco, tenete presente che l'anno scorso appunto erano anche, felice coincidenza, era l'ottantesimo sì, anniversario quindi dell'arrivo dell'avventura fumetti nel nostro paese. Quindi abbiamo fatto anche una cosa molto, c'è stata questa felice coincidenza che ci ha consentito di usarlo anche in maniera particolare. Volevo soltanto aggiungere questo. E questo è molto importante anche per mostrare la maniera, nonostante un direzione anglo-canadese, straniero, il Palazzo Strozzi rappresenta una voglia di scavare, ricelebrare, mettere in palcoscenico una storia molto importante. Gli anni 30 ha permesso una riflessione su tutte le esperienze d'Italia in questi decenni, molto complesso e molto problematico ovviamente. E questa, abbiamo per esempio in questa mostra fatto una sala radio in cui i bambini intervistavano le loro nonne e nonne sulla loro gioventù, sulla loro infanzia. Abbiamo basato le discalie sulle interviste con le persone che hanno vissuto la loro infanzia negli anni 30, Dario Fo, Franco Valeri, altri. Quindi le mostre, tutto che facciamo a Palazzo Strozzi è questo spirito di approfondire, di non trivializzare, non globalizzare, non banalizzare la nostra cultura, però di approfondire l'esperienza della nostra cultura utilizzando linguaggi diversi, perché abbiamo questa passione anche per il fumetto come un modo di comunicare. Come ho detto,
fumetti sono tutti disponibili sull'iPad. Abbiamo anche con Giuseppe Colombo fatto dei giochi su iPhone per l'Unità d'Italia, per Gania d'Arte, e abbiamo sempre provato di esplorare i diversi linguaggi contemporanei, incluso il fumetto. Passo al Museo Stibert. Il Museo Stibert apre un prezzo. Il Palazzo Strozzi è un'espressione della città di Firenze. Non è un palazzo che lotta contro le altre realtà per portare il visitatore al Palazzo Strozzi. Non siamo come un ristorante che invidia tutti gli altri per la loro cliente. Siamo un'espressione di tutta la città, siamo fondate delle componenti importanti della città. Quindi, quando Firenze può mostrare la sua ricchezza, il suo patrimonio, siamo i più felici. E anche cerchiamo il modo di collaborare con le altre realtà per aiutarli. Caso qui è il Museo Stibert. Il Museo Stibert è un museo fondato da un eccentrico inglese, veramente un pazzo, alla fine dell'Ottocento, che ha fatto il suo castello e ha portato la sua collezione diverse di armature, di quadri rinascimentali. Lui stesso pittore, ha fatto dei ritratti su parete, tutta una collezione di altissime qualità, lui è ricchissimo, e altissime qualità in questo luogo, 15 minuti dal centro di Firenze, il Museo Stibert. Adesso è il museo con la collezione più importante dell'arte orientale, l'arte giapponese soprattutto, in Europa. È un museo che ha un patrimonio incredibile. Però, dando che loro sono un po' fuori dal circuito, le pullman non vanno al Stibert. Loro hanno, io non so, visitazione di 20.000 persone all'anno. Non è molto visitato. È sottofinanziato, non c'è denaro per fare le cose belle. So, abbiamo detto, una delle nostre missioni con Palazzo è di aiutare queste cosiddette piccoli grandi musei. Il Stibert insieme con la collezione Horn, il Museo Baldini, la Casa Buonarroti, sono considerate a Firenze dei piccoli grandi musei. So, abbiamo voluto fare qualcosa con e soprattutto per il Stibert, so, utilizzando la nostra forza, la nostra rete, la nostra squadra creativa. Abbiamo voluto fare qualcosa di sensibilizzare un grande pubblico al Stibert. Questo è un quadro del Stibert. Loro hanno una cavalcata che non c'è un altro, c'è due in Europa che io conosco e una in America e basta, finito. Questo è un museo che parla un linguaggio totalmente diverso. Anche per voi fumettisti interessanti, loro hanno una collezione estremamente interessante su dei primi pubblicazioni dei racconti per bambini giapponesi tradotto in inglese alla fine del 1890 più o meno fino al 1920 di una casettrice Hasegawa. Sono famosissime, sono fatte in una maniera molto delicata con tutte le tecnologie giapponesi, con gli artisti più famosi giapponesi che hanno fatto questi piccoli fumetti. E sono fumetti, vedo le immagini, sono fumetti, però Stibert, signor Stibert, lui stesso ha collezionato questa piccola edizione. È un museo assolutamente magico, è un museo in cui un bambino può innamorarsi del museo. È il museo dei nostri sogni. Può essere una scenografia per Harry Potter, c'è tutta la magia, c'è tutto il polvere, c'è tutte le cose che non sono spiegabili. E c'è una scalina che va sopra. E questa scalina in collimazione, non so come dire in italiano, così chiocciola, va sopra in una collezione nascosta, poco visitata e poco visitabile, del materiale loro giapponese, che rappresenta una fonte della cultura giapponese qui a Firenze, in Toscana, assolutamente unica. Scopo del Palazzo Strozzi era di sensibilizzare una popolazione, un pubblico giapponese
a questo patrimonio. Ma come? Passo alla seconda parte, perché come? Abbiamo un buon amico, veramente un amico di cuore, Vanni De Filippo, un artigiano di un'eccellenza strepitosa e conosciuto internazionalmente, con 32 negozi in Giappone. So, abbiamo parlato, Vanni è una persona che ama il Giappone, ha una... ci sono i giapponesi che vengono a Firenze non per gli Uffizi, vengono per Vanni, non vanno per Uffizi, vanno al negozio di Vanni in via Paraione. E abbiamo parlato come possiamo insieme utilizzare questa presenza per sensibilizzare il pubblico giapponese ai tesori del Museo Studente. Con questo io passo la parola a Vanni per parlare un po' della sua connessione con il Giappone e quando vuoi. Sì, poi anche magari anche come è nata questa idea del sogno. Sì. Infatti, però prima di passare io vorrei accennare due cose. Vanni è divenuto un grande amico, però anche un grande sostenitore. Palazzo Strozzi, lui è l'autore per ogni mostra di una valigia per la famiglia e vede la diversità di valigie che lui fa per esplorare ogni mostra in famiglia. Anche lui ha fatto una cosa molto ispirata al Giappone, le Kamishibai, che è una forma di teatro itinerante con un'attrice che va a presentare la mostra, e questa è anche grazie al sostegno di Vanni. Solo il suo sostegno non è una cosa passata, è una cosa assolutamente robusta e costante. Vanni. Buonasera, mi chiamo Vanni Di Filippo, sono un artigiano nel ramo della pelletteria. E naturalmente, oltre che fare borse e lavorare pelletteria assieme alla moda, per me è molto importante anche fare qualcosa di diverso. Quando io vado in Giappone, oramai sono 25-26 anni che lavoro con il Giappone, e siamo arrivati a ben 23 negozi e fortunatamente i giapponesi mi vogliono bene, non so come mai, forse sarà perché somiglio a Babbo Natale, non lo so, c'è qualcosa, vedono in me qualcosa che lì non trovano, c'è questa barba bianca, queste cose, non so. E devo dire che quello che interessa molto ai giapponesi è sì di avere degli oggetti belli fatti bene, ma loro hanno bisogno di storie, cioè bisogna raccontargli qualche cosa, non basta avere una fabbrica per produrre delle cose, bisogna raccontargli una storia, loro sono affamati di storie e di cose da raccontare. Io generalmente racconto un po' la storia della mia vita, che adesso non sto a raccontarla perché sarebbe lunga e complicata, arriviamo ai comics dell'anno prossimo, invece stringendo la cosa. Con James, che è un grande amico, e da 10 anni collaboriamo, sembra 10 anni James, no? Con il museo, dove io tutti gli anni creo una valigia, una borsa, qualcosa che si ispira alla mostra stessa. E ci vediamo spesso, ci troviamo al ristorante, chiacchieriamo, diciamo delle cose, dalle cose nascono delle fantasie, dalle fantasie, ad esempio, è nata questa storia del museo Stibert. Lui mi disse un giorno: ah, ma dobbiamo andare allo Stibert perché lassù, sai, c'hanno dei problemi, bisognerebbe portare un po' di gente. Ho detto: ma come possiamo fare? Ma inventiamoci una storia. E è venuta in mente questa storia del samurai che perde questa katana, mi sembra, non so in quale battaglia, e nessuno più l'ha ritrovato, e questa katana gli manca lo tsube è quell'oggetto che si infila dentro la katana dove poggia sulla mano, che sono due cose importanti che si dovrebbero riunire. Queste cose non si sa più dove sono andate a finire, e cerchiamo di inventarci una storia. Io allora, siccome dicevo prima, eravamo al ristorante qui e c'erano dei funghi, io dico: se mangio i funghi poi dopo mi vengono gli incubi, perché bene o male sono tutti allucinosi, e penso di aver mangiato i funghi. E con questa specie di visione che mi è venuta, e da qui è nata questa storia in cui questa qui la racconterà la Keiko, la storia però la racconto poi io, forse la racconta la Keiko, ci dividiamo, quindi l'argomento della storia, cioè io parto da quest'incubo e c'è qualcuno che mi viene a trovare di notte, poi Keiko adesso mi racconterà come si svolge questa faccenda, ma tutto questo è fatto perché
perché alla fine, come diceva James, stapperemo un fumetto su carta di riso alla vecchia maniera come facevano in Giappone, e poi questo fumetto sarà distribuito in Giappone nei nostri negozi, poi probabilmente vediamo se sarà edito o come avverrà. Poi siamo ancora un po' agli inizi, tanto è vero che abbiamo alcune tavole, ancora non è stato disegnato tutto. Però la cosa mi piace, Fede è molto brava, mi sta facendo molto bene, sto guardando questo disegno che è fantastico. Sono molto più bello lì che qui di persona. Comunque io passerei un attimo la parola a Keiko, che finisce di raccontarmi la storia del fumetto. Due parole prima, perché io devo presentare anche Keiko, che è veramente la persona più importante adesso, è la fumettista stessa. Siamo in fiera del fumetto, è la persona che fa tutta questa arte, è Keiko. E se possiamo vedere la slide per Keiko, devo camminare su, yes, that's Keiko, e anche un po' del suo lavoro prima, che lei può parlarne. E a questo punto io posso lasciare la parola per raccontare un po' la storia di questo fumetto che Keiko sta facendo per con Vanni come personaggio e Steven come luogo. Keiko. Buongiorno. È abbastanza raro che forse per la prima volta io lavoro su un progetto, perché di solito mi sfogavo solo come mi pareva facendo i fumetti. Questa volta è partito da progetto, è una cosa proprio per il primo lavoro che sto, per la prima volta che sto facendo. Prima di tutto ci sono due o tre coincidenze molto strane per arrivare a questo progetto, perché questo Museo Stipert di Firenze è sconosciuto fra i giapponesi, anche fra gli italiani. Io sono stata sempre gran fan, perché sapevo là che non soltanto la collezione dell'armatura giapponese, ma c'è l'armatura di Giovanni Vandenere, quella di Medici. Che a me piace tantissimo quella persona, e quando ho scritto in giapponese dentro un mio libro su di lui, sono andata a cercare sua armatura fino a questo Museo Stipert, quindi già sapevo. Tramite Paruppo l'ho conosciuto, James, e mi ha detto che tu conosci per caso il Museo Stipert? Sì, io sono fan. E lui è stato sorpreso, perché non pensava che una giapponese conoscesse il Museo Stipert. E poi mi ha raccontato quello che avevano parlato, cioè stiamo pensando di fare i fumetti, ma tu te la senti di fare un fumetto allo stile giapponese? Io ho detto che il mio stile è proprio di shoujo manga, i fumetti per le ragazze, se vi va bene lo faccio. Quindi lui era molto entusiasta. Io ho detto sempre: calma, prima faccio prova e faccio vedere, e poi la storia voglio fare io, perché io lavoravo sempre così. Quindi lui mi ha dato tutta l'informazione, e poi dicendo: il protagonista deve essere lui, che fa questo viaggio nel sogno dentro questo museo. Quindi dopo di questo lui mi ha dato tutta la libertà, quindi mi sono già sviluppata la storia. E all'inizio lui aveva già idea abbastanza chiara, e mi dispiace, ma l'ho staccato quasi. Mi dispiace. Perché forse a me, come un po' dentro la scena urbana, che forse ai giapponesi, cioè, piace raccontare la storia che inizia, si sviluppa, si conclude lasciando qualche messaggio, lasciando qualche sentimento un po' così emotivo. Quindi non i fumetti che spiegano il museo, ma i fumetti in cui lui segue molto come protagonista, molto anche emotivamente, con questo che stavo disegnando. E che adesso non ci vede. Questo qua, che era appena disegnato, che appare questo personaggio un po' strano, metà essere umano, forse spirito, non si sa che cosa, che porta il signor Vanni dentro questo museo, in ricerca di una spada persa. È una un po' fantasy, che
un genere che forse faccio solo per seconda volta nella mia vita. All'inizio ero molto tesa, però visitando il suo museo di Bisonte, parlando con lui, ho fatto un personaggio proprio mio, basato su di lui. E infatti questo era il primo schizzo che ho fatto. Quindi adesso la cosa curiosa è che io sono stata sempre fan di questo museo, anche loro erano così. Per caso ci siamo visti e per caso è nata questa storia con il mio stile tipico di fumetti giapponesi in Italia, che io mi trovo anche molto interessante, anche molto curioso, perché proprio quando l'ho conosciuto lui per la prima volta, soltanto una settimana dopo, come guida della, diciamo, cultura italiana, io dovevo portare un gruppo di 20 giapponesi a questo museo Stibert. Quindi anche io volevo aiutare in qualche maniera. Quindi tutte queste cose si sono coincise e adesso sto facendo questa storia. E vediamo come viene, però anch'io sono molto curiosa come viene questa storia qua. No, perché viene raccontata da me, quindi nella maniera un pochino anche melanconica, perché ho questo stile di storia. No, tra l'altro io ho letto la trama, sono perso mica di questa vicenda, che tutto sarà abbastanza breve comunque, che dopo sì, il numero sì, di tavola, se non ricordo. 39. Tutto sommato abbastanza... mi colpisce, mi interessa questa cosa anche della distribuzione di questo prodotto giapponese realizzato in Italia e poi distribuito in Giappone nei negozi, che è una cosa molto particolare. Mi auguro che poi ci sia anche una edizione più propriamente libraria, insomma, della cosa, editorialmente parlando, insomma. Però è molto interessante questo, anche perché adesso faccio un leggero passo indietro, perché la Palazzo Strozzi sta, non si limita a fare il fumetto proprio in maniera tradizionale, ma poi c'è l'app e poi c'è il fumetto rintracciabile online, l'iPad, eccetera. Quindi non soltanto, pur essendo un museo, quindi in genere si percepisce come un qualcosa che conserva il vecchio e che al limite mantiene il vecchio. Qua invece si sta anche andando a seguire un aspetto che del fumetto, già il fumetto stesso a volte segue con un certo sospetto, quindi che sia un museo che porta avanti una innovazione di questo genere, lo trovo molto interessante e anche molto accattivante. Ma infatti le idee di contaminazione, perché è un linguaggio e non possiamo controllare come, perché il proprio debolezza dei studiosi, dei musei, provare a controllare tutto, che secondo me non va bene. Io prendo l'esempio del primo filmato che abbiamo fatto con Giuseppe Colombo, Eternata Miser. Era per animare, per portare il visitatore a guardare le arazze. Ma tra di noi, e io dico onestamente, le arazze sono noiosissime. Sono grandi, ma poi no, non sono noiosissime in sé, però sono difficili, sono oggetti che resistono, perché non hanno i colori belli, sono complicati, sono grandi. Abbiamo fatto con Giuseppe un fumetto che portava le persone in un altro mondo. Bene, ha funzionato benissimo la mostra, le persone sono rimaste con le arazze per ore, grazie a questa chiave. Per la cosa inaspettata era che dopo tre volte siamo stati contattati per fare altre mostre, non delle arazze, di Artemisia. Erano 17 fumettini fatti dei fumettisti basati su un mito. Chi conosce il mito di Artemisia? Chi è conosciuto tranne le studiose prima della mostra? Nessuno. Però per 2 anni è stato virale. E adesso c'è una generazione di fumettisti italiani che conoscono Artemisia come una cosa che vive. È una parte di storia che adesso ricontaminata di presente. E questo può definire il lavoro di un vero museo. Dobbiamo sempre contaminare il presente con il passato per portarla in futuro. E
stiamo facendo le stesse cose. Una domanda tecnica, molto banale tra l'altro. Quindi io non so a che punto sia giunta la lavorazione di questo. Sono lentissima. E quindi ci occorrerà ancora un po' di tempo poi per averlo tutto novembre. Tutto novembre? Beh, non è tanto. Perché ci metto di più per fare sto ricordo. Che non per la realizzazione finale della cosa, insomma. Quindi praticamente la sceneggiatura vera la stai facendo direttamente tu. Ecco, ma dico, te ne sei occupato tu della sceneggiatura. Hai avuto il soggetto, l'impianto generale della storia, poi l'hai trattata tu da questo punto di vista. Ecco, quindi no, volevo capire un attimo questa, questo aspetto. Alla fine soltanto due condizioni che dovevo rispettare, protagonista, Giovanni, no, anzi tre. E poi lui sposta dal suo museo di Bisonte e fino a Stibert, quindi devo fare vedere due musei. C'è questa cosa qua, i due musei che devono entrare. E poi ci sono tre sale dentro il museo Stibert, quello di europeo e poi quello di Islam e Giappone, tre sale. Sono tanto queste tre cose. Quindi basato su quello ho sviluppato la mia storia. Ho capito. E questa storia appunto si 39 tavole. Sì. Si svolge in 39 tavole. Ma visto che poi la maggior parte delle cose che avete fatto sono andate anche su altre, su, appunto su applicazioni eccetera, sarà il caso anche di questa oppure pensate invece a investire? Ma come ho detto, l'idea originale era di contaminare un pubblico, di senso di stare un pubblico giapponese all'esistenza di un museo a Firenze che loro non visitano mai, nonostante la flusso del turista giapponese a Firenze. Però, dando l'esperienza che abbiamo con due, con altre case editrici di fumetti, con le rete su iPad e apps, io prevedo che andiamo subito, se io trovo una casa editrice che è interessata a questo, ma siamo noi pronti di aiutare in tutte maniere. Questo è chiaro, per noi il sostegno, soprattutto il sostegno di Vanni, di questo progetto è indispensabile, però una volta fatto vogliamo che questa contamina le masse, abbiamo la maggior diffusione possibile. Sì, e anche se è scritto stranamente, è scritto in italiano, e dovrebbe essere tradotto in giapponese o per il pubblico giapponese. No, però io penso che sia interessante molto anche per gli italiani, perché quando io ho portato 20 signori giapponesi là, erano tutti contenti, e abbiamo visto due ragazzi in coppia in costume ebrei. Erano vestiti da regina e cavalieri medievali, erano là. Io ho chiesto, scusi, c'è qualche festa, fiera qui? No, non siamo venuti qua, volevamo fare così con questi vestiti per entrare nell'atmosfera medievale del museo. Quindi penso che sicuramente piaccia a quelli che amano i fumetti. No, è straordinaria anche questa cosa, che sono persone che pur di riuscire a immedesimarsi in un ambiente, in un'epoca, ancora si vestono. Non è un museo normale. Un museo di un pazzo, quindi sembra entrare nel suo cervello, quindi tutte le cose molto finte, ma molto medievali, sembra un po' castello di Neuschwanstein, quello in Germania. Sì, quello Ludovico II, esatto, è Ludovico II. E assomiglia molto a quello. È bello, sì, è bellissimo. No. Prima magari di vedere se c'è qualche domanda, volevo chiedere soltanto una cosa invece a Valle di Filippo a questo punto. Questa esperienza con il fumetto, cosa ne ha pensato proprio dell'idea stessa di raccontare questa vicenda a fumetti? Beh, è vero, c'è qualche altro piccolo fumetto che abbiamo già fatto negli anni, perché in Giappone mi hanno fatto Playmobil, cioè esiste un Vanni in plastica che è stato venduto in Giappone, e da quello lì siamo riusciti, abbiamo cominciato a fare dei piccoli fumetti, ad esempio quando è stato il 150esimo ero io vestito da Garibaldi, che era con che faccio l'invasione della Sicilia, cioè ci sono dei fumetti, già dei piccoli cartoni diciamo fatti, e questa cosa è molto divertente, cioè mi piaceva continuare in questo, sotto questo aspetto, e questa è un'occasione fantastica, perché credo non sia facile riuscire a diventare personaggio di un fumetto, anche se sarà proprio. Io spero che abbia una grande diffusione e che non rimanga chiuso lì. Però come vedo che disegni lei sono bellissime queste cose. Beh, no, già si intuisce già da questo.
da questo sketch del... Sì, no, perché poi non penso sia molto facile nei fumetti inserire una persona abbastanza anziana con la barba. Non è vero, niente facile. Generalmente uno tende a mettere dei masci, delle cose. In questo caso sono quasi da ricovero, quindi, però lei diciamo, è abbastanza bene. Una cosa volevo chiedere a te, ma alla fine la trovo questa spada al samurai e riesco a tornare nel mio letto o no? Io ancora non lo so. Ma la vogliamo dire o la vogliamo mantenere il segreto? Ve lo dite un attimo di nascosto. No. Lasciamo un attimo di suspense in modo che poi, se no magari veramente spoileriamo, per usare questo termine, insomma, non particolarmente simpatico. No, dicevo magari se c'è qualcuno che ha, dopo aver sentito questa presentazione, qualche curiosità, qualcosa, vuole fare una domanda, beh sì, facciamo così, più voci si inseriscono in questo discorso, meglio lo si può portare avanti, così evito di parlare io, ragazzi, ecco, vedete, mi hai salvato, grazie. Stavo pensando, ascoltando tutto questo, che in realtà questo mezzo è fantastico anche per essere usato non solo con i giapponesi, ma anche per esempio con le ragazze, per far conoscere tutte queste cose che, come ben sappiamo, in Italia c'è una carenza di... cioè c'è un'enorme offerta di cultura, ma una domanda di cultura abbastanza carente. Potrebbe anche essere un mezzo di questo genere per diffonderlo anche qui alla fiera del fumetto e farlo conoscere, anche perché Firenze è qua dietro, si potrebbe anche ipotizzare una cosa del genere? Sì, a mio avviso sicuramente sì, perché si tratta di usare bene il medium fumetto in questo caso, ecco. Non, per esempio, loro stanno facendo, giusto per rifarci un attimo a quello che stanno facendo loro, stanno parlando in realtà di due musei, no? Tutta la collezione di armature, ma non soltanto, ma poi c'è anche... esattamente, poi c'è il bisogno, eccetera. Però lo stanno facendo con una storia di fiction, no? Nella quale semplicemente quello che vogliono raccontare arriva in maniera, diciamo, ellittica, vai, no? Perché la storia è una storia, è la storia di questa avventura onirica che vive il personaggio e che lo porta appunto alla ricerca di questa dell'elsa di questa katana. All'interno però di un ambiente che esiste e che quindi può essere raccontato. Un conto è farlo così, e che trovo che sia il modo migliore personalmente. Un conto è farlo magari raccontando il museo, sai, la solita tiritera, c'è questo, c'è quell'altro, che diventa una specie di racconto illustrato, ma poco coinvolgente, perché uno degli strumenti sui quali il fumetto deve fare leva è proprio il coinvolgimento emotivo del lettore. Perché se io sono coinvolto nella storia che vedo, è più facile che quello che mi viene detto possa raggiungermi. Anche se non è quello magari lo scopo principale, però mi capita magari se ho letto una storia, io faccio per dire un personaggio qualsiasi, leggo una storia di Martin Mister, poniamo, la storia mi piace ed è ambientata in un luogo particolare che non conosco, è chiaro che me la ricordo di più e magari mi ricordo anche qualcosa che Castelli ci ha messo dentro, che non è quello lo scopo principale, lo scopo principale è quello di divertirmi. Però se ci riescono anche a mettere queste altre cose, penso che questo sia una possibilità per raccontare e per fornire tutta una serie di strumenti, di informazioni, non voglio usare la parola nozioni perché fa tanto scuola, però informazioni che poi però sono all'interno di un contesto. È come quando si dice che la storia di un personaggio con la S minuscola si interseca con la storia con la S maiuscola, no? Allora riesci a parlare di uno perché parli dell'altro, ma siccome quell'altro vive in un determinato contesto, gioco forza, hai anche il contesto più importante. Posso aggiungere, se passo un po' alle altre domande, questa tensione tra l'educazione, la scuola formale e tutte le forme di vivere il mondo diversamente non dovrebbero essere in un tale tensione, perché cos'è l'istoria? I più grandi studiosi del mondo, che studio Giovanni Bandanera, che studio il Rinascimento, l'indispensabile per lo storico è di far rivivere un momento, perché se un momento è dimenticato di tutti, e via,
l'istoria non esiste, l'istoria esiste nella nostra testa. In 120 anni, in 130 anni, nessuno tra 6 miliardi, 300 milioni di persone che vivono adesso saranno vivi. Quindi tutto è da rimettere nella testa di qualcuno il passato. Se nessuno ricorda, è via. Quindi la cosa che io adoro qui al Comics, quando io esco del treno, è che i giovani hanno preso un modo di rivivere fantasia, alcune volte, però se questa fantasia è legata anche con storia, rivivono sulle loro pelle, nei loro vestiti, nella loro maniera di assimilare. E questo va essere ritenuto. Questo non è diverso che il direttore dell'Uffizi che studia contorno, ma forse lui non si veste in manga, però è una forma di far rivivere l'istoria. Questo, quando è legato con il contenuto ricco, il museo magico, una storia rinascimentale e giapponese, il linguaggio permette un altro modo di riassimilarlo. E questo per me, non possiamo avere nessun pudore nella cultura. Il nostro scopo è che l'istoria sia rivissuta e riportata verso il futuro. C'è qualche altra domanda? Ma l'argomento è che tra l'altro è estremamente interessante, anzi dovrebbe essere più sviscerato, devo dire la verità, e non lo si può fare neanche in poco tempo, perché richiederebbe seminari con interventi ben più articolati di quelli che possiamo fare qua, però insomma è una bella domanda, grazie per averla fatta. Qualcos'altro magari c'è qualche curiosità sul... Ah, ecco, vedi, ecco, facciamo la domanda, ce la fa direttamente Kate. Non è una domanda, però era sinceramente mi ha sorpreso quando il signor Museus mi ha detto di fare i commenti ambientati in questo museo per fare promozione di un museo molto storico di Firenze, perché dire così è brutto, però pensavo che in Italia i commenti in generale fossero un po' considerati basso, soprattutto quelli giapponesi. Quindi è un direttore di una fondazione, mi ha dato ok per fare questo progetto, visto che non ho mai fatto questo tipo di lavoro, non ero sicura, però se lui mi dice ok, allora ci provo. Quindi mi ha dato un nuovo coraggio. Ti posso dire una cosa. Intanto è merito, va tutto a merito suo, se no va tutto a merito suo, perché no, c'è un motivo. A questo punto vi racconto un aneddoto senza dirvi il protagonista, va bene? Però mi capitò di dover fare una cosa per un altro museo fiorentino, va bene? Mi chiesero uno dei suoi curatori, cioè di fare un'attività su un pittore e scultore famosissimo Rinascimento, di fare una cosa a fumetti con i ragazzi, quindi fare un'attività con i ragazzi per loro poi disegnarsi un progetto, tutto quanto fatto eccetera eccetera. Poi la direttrice in questo caso del museo disse di no, perché secondo lei utilizzare il fumetto per raccontare questa cosa, questo personaggio, per capirlo eccetera, voleva dire sminuire questo grande artista. Io lo penso. Però era per dire la differenza tra l'atteggiamento di James e l'atteggiamento di quest'altra persona, che purtroppo è l'atteggiamento ancora prevalente, diciamo la verità. In Giappone, no? Adesso sta avendo un successone, un fumetto di Cesare Borgia, ha avuto veramente un successo enorme. Tutti stanno leggendo quello per lui. No, non è che sono per imparare, perché si sono coinvolti. Sì, perché come si diceva prima, se tu fai una storia nella quale sei coinvolto, sì, perché sono intrighi, perché sei una persona importante, no? Perché la storia è interessante. Poi gioco forza, sai anche che quello era Borgia. Trovo che c'è un doppio binario di letture, no? C'è anche come tu di Leonardo da Vinci, anche Michelangelo. Sì, ma sicuramente. Ma anche dobbiamo soltanto tornare a leggere, basare la vita, e lui scrive modo, ma molto popolare, parla della scimmia del rosso, parla del fatto che
che non è mai lavato e aveva un odore orribile. No? E ci sono dei racconti in Vasari che merito essere fumato. Non possiamo avere nessun pudore come portiamo il passato al presente per il futuro. Linguaggi sono capaci, non c'è una ragione. Ovviamente io sono perfettamente, sarò parte di causa probabilmente, ma sono perfettamente d'accordo. Insomma, bisogna un attimo. Anzi, il fumetto è uno strumento estremamente potente. Che possiamo parlare di tutto. Puoi fare tutto, puoi parlare di tutto. Costa anche poco realizzarlo, oltretutto, se vogliamo. Fare un film costa, con a fumi cinematografico costa milioni e milioni di dollari. Fare un colossale al fumetto, tutto sommato, te la capi con molto meno. Prima di mano di mano, però... Però riesci comunque a ottenere effetti che sono comunque estremamente gradevoli, accattivanti, affascinanti. Spero di essere in attesa di realizzare quello. Ma sicuramente, adesso non parliamo neanche delle singole cose, ma in generale ci si riesce a parlare in questo senso. Trovo che quindi utilizzare questa cosa sia estremamente importante. Fa anche piacere che veniate a Lucca, che quindi Lucca possa in qualche maniera interagire con voi per raccontare quello che fate. Sia Palazzo Strozzi, sia tutte le attività con le quali vi state di anno interessando, insomma, per cercare di portare avanti un discorso che è un discorso, scusate la parola, so che può essere considerata una parolaccia, ma è un discorso culturale con la C maiuscola, quindi la doppia parolaccia, però è così, enti, strutture che, di questo calibro che si occupano, che utilizzano e vogliono sfruttare il fumetto proprio come medium a sé stante, proprio per le sue precise caratteristiche, per ottenere uno scopo divulgativo e culturale, non sono ancora la norma nel nostro paese e quindi spero che il vostro sia in realtà un esempio che possa essere preso a modello da altri e quindi... Abbiamo qui, sì, si sta cominciando un pochino, esattamente, l'idea sarebbe quella, noi speriamo che possa essere condotta sempre più avanti, insomma, in questo senso. E noi in realtà abbiamo finito, dovremo lasciare il posto, tra l'altro, al nostro collega Pio con Massimiliano Prezzato, che vedo laggiù e che saluto, e che adesso prenderà il nostro posto. Io ringrazio quindi in stretto ordine di posizione quindi Vanni De Filippo, Keiko Ciguci, James Franzen e vi do appuntamento per magari nella prossima iniziativa l'anno prossimo a Lucca Comics. Vedremo quello che sarà, sono sicuro che sarà una cosa altrettanto interessante e utile. Grazie a tutti, intanto a voi e a voi.